abbiamo trovato. Buongiorno, eh? Ciao Cristian. Ben trovata innanzitutto. Grazie. Sara Curtis, abbiamo trovato l'atleta più alta della Pellegrini, 1,78 m. Dico bene? Sì. Ecco, bene. Sara Curtis da Savigliano, in provincia di Cuneo. Allora, per fortuna, voglio dire, una razza mista, non si dice razza perché altrimenti è un mix misto tra Piemonte e Nigeria. Papà, sì. Granata è già una roba fantastica. E voglio dire, tu non hai fatto atletica leggera, ti sei dedicata al nuoto. E per fortuna, ragazzi, perché mi dicono delle cose incredibili, no? Eh sì, fai così. Fa piacere. E allora, diciamola tutta, 17 anni, con tanta voglia di imparare, perché il tuo allenatore, Thomas Maggiora, dico bene? Sì. Mi ha detto, deve ancora iniziare a fare un po' di palestra, ma la farà a Bordovasca. Mi spiegate cosa vuol dire questa... Sì, appunto, io non faccio la palestra, insomma... Brava, no? Perché non ti vogliamo troppo muscolosa. Cioè, l'ho cominciata l'anno scorso, ma appunto è sempre stata piano... Cioè, diciamo a corpo libero. E sarà anche quest'anno a corpo libero, con qualche peso in più rispetto all'anno scorso. Però cioè, mettere un po' di definizione, ecco. Si direbbe dal punto di vista del fitness, ma tu invece del fitness pensi a fare risultato, no? Sì, diciamo di sì. Diciamo che penso molto di più alla parte, insomma, in acqua, cioè devo molto più importanza alla parte in acqua. E allora partiamo da lì, visto che Swim Biz, sai, a Swim Biz piace andare a scoprire talenti, fenomeni, gente che potrà fare la storia, lo dobbiamo dire, perché non è che abbiamo paura. Natatori di questo paese, tu ti proponi nei 50 stile, se non sbaglio, sì. A oggi. I 100 no? No, sì, sì. Diciamo che il 100 stile, sul 100 stile libero ci sto lavorando da molto meno tempo, perché mi è entrato molto più tardi rispetto al 50. Il 50 lo facevo già da quando ero molto più piccola, e il 100 comunque ha bisogno di una preparazione molto diversa. E quindi però, attenzione, ci stiamo lavorando. Proporzione, io parlavo di proporzione, 1,78 m, che secondo me mi supererai il 1,80 m, perché normalmente sei ancora in fase di crescita. Non so, Ivo Ferretti, che è qui dietro l'angolo, che è d'accordo pure lui, quindi se siamo tutti quanti d'accordo, vabbè, ma qualche centimetro in più va bene, perché in questa velocità bisogna avere anche le caratteristiche fisiche. Per quello mi sono permesso prima di fare la battuta sul fatto dell'atletica leggera o meno, perché insomma aiuta, no, qualche centimetro. Mm-hmm. E oltre a quello c'è una bella caratteristica tua, perché mi dicono che tu sei una che recepisce molto, ti dicono fai quel tempo e tu lo fai. È la verità, mi dicono che sei per il momento ti entra tutto quanto, come si per dice. Ora sì, ma fiamme. No, per carità di Dio, no, non ci mancherebbe altro. Come si no, dice? Però cioè, io sono una persona che ascolta più che altro. Cioè, io ascolto molto Thomas, ho ascoltato i consigli di Ivo prima di fare le gare. Beh, Ferretti, sai, ha una tradizione storica, ormai lui ha quasi 150 anni di esperienza, qualche anno in meno di... continua però a ascoltarci. Sì. Cioè, comunque mi piace ascoltare, mi piace imparare, quindi è ovvio che ci metto la grinta, ci metto tutto. Senti, 17 anni da compiere? No, li ho già compiuti. Ad agosto. Però il prossimo anno, che sarà un po' poco prima del 18esimo, quindi della maggiore età, ci sono le Olimpiadi. C'è un pensierino? Pensierino sulle Olimpiadi? Sulle Olimpiadi l'hai fatto, no? Per forza. Sì, per forza. Allora, il mio sogno ovviamente è partecipare alle Olimpiadi, come tutti gli atleti. Però c'è da dire che comunque... Allora, io ci voglio andare alle Olimpiadi, ok? Ma ci devi andare, no? Che c'è. Aspetta, posso? Posso? Sì, sì. Posso, ma devi anche fare qualcosa di altro che partecipare, perché a partecipare sono buoni tutti, cioè nel senso non buoni, che ormai, voglio dire, viste le caratteristiche, devi... adesso che hai fatto la prima intervista con Swim Biz, ragazzi, sarà curti di alzare il ditino all'Olimpiade. Vedremo, io sono una persona un po' scaramantica, però diciamo che... quello sempre, no? Sempre. Però bisogna anche usare. Sì, cioè io cercherò di battere le gambe, insomma, di girare le braccia il più possibile. E poi i test qui come sono andati? Allora, per ora abbiamo fatto il test in palese, devo dire che mi ha sorpresa abbastanza, perché... Guarda sta Curtis come mi va. No, è stato divertente, non pensavo che sarebbe stato così divertente, mi sono divertita. E adesso in acqua faremo soltanto più un altro test, sui da 50,
E io sono ho cominciato a nuotare 3 giorni fa, quindi i test... E come niente, 3 giorni fa? Sì, sì. La mia stagione è cominciata 3 giorni fa. Ah, te la sei presa comoda? Diciamo che ho finito la stagione tardi per il mondiale giovanile. Ah, certo. E quindi... Sì, vabbè, allora, d'accordo. Che e quindi un minimo di vacanza anche perché sì, alla base di ogni allenamento... C'è anche il riposo. Bravo! Ci deve essere anche il riposo. Io e Thomas siamo molto fan del riposo, devo dire. Soprattutto Thomas. E quindi nulla, ho cominciato la stagione da poco, però... Anche domani cercheremo di divertirci, insomma, su questo test. Ah, questa cosa del divertimento mi piace, ma perché certo, detto da te, con quel piglio, quella grinta, e vai, hai capito? E vai. Poi ci saranno anche le staffette alle Olimpiadi, eh? Eh beh, sì, certo. Insomma. Bisogna qualificarsi, mi pare, ancora, no? Io non ho come sì, bisogna qualificarsi, insomma. Però, dai, io ci spero. Senti, invece la Curtis, che sta entrando nel mondo dei grandi, nel nuoto... Nel suo mondo, dalle parti del Piemonte, cosa fa? Cioè, raccontaci, studi sicuramente. Sì, vado a scuola, faccio il turistico alla Gravetta di Savigliano. E insomma, nella vita mi piace molto andare in moto, ho una moto. No! Sì. Allora, calmi con la moto però. No, calmi, assolutamente calmi. Moto in mezzo ai campi di grano di Savigliano. Io vivo in campagna, quindi che diciamo fortuna, che... ragazzi. Però mi hanno detto che tu ami molto... Diciamo il vivere, anche natatoriamente parlando, la provincia, nel senso che devi star serena, tranquilla. Sì, nessuno... a me piace il chilling. Che? Il chilling. Scusami. No. La calma, la serenità. Il chilling. Il chilling. Fatto una figuraccia. Io, mamma mia. Brava, mi hai insegnato una cosa, il chilling. Ma il chilling cosa dice? Che tu, ad esempio, in un posto tipo questo, dove sono nati, natatoriamente parlando, Paltrinieri... tutti i grandi campioni che hanno fatto la storia del nuoto italiano, non ci verresti ad allenarti in piano? Ma no, assolutamente no. Perché no? Non mi dici così, dai. Ma no, cioè, oddio, io sono legata a Savigliano, nella mia provincia, però se in futuro dovessi venire a nuotare ad Ostia non mi spiacerebbe. Insomma. Ah, beh. Cioè, io bisogna anche cogliere l'opportunità. Sì. Se nel futuro... Col tuo allenatore. Perché altrimenti quel tuo allenatore, che ha pranzato con me e mi ha raccontato un po' di cose, poi magari si arrabbia, giustamente. Perché ha detto che fate una coppia bellissima. Sì, sì, siamo una bella squadra io e Thomas. Cioè, comunque credo che oltre al talento di un atleta, o comunque... C'è molto feeling, genere, diciamo, tra sì, di sì, voi. Sì. C'è molto feeling, ci capiamo molto bene, ci conosciamo da quando io avevo 12 anni ed ero completamente un'altra persona, sinceramente. Cioè, ovviamente ero molto più piccola mentalmente, fisicamente. E com'è che è scattata sta cosa con l'acqua, il nuoto? Cioè... E allora, mia mamma già quando era incinta di me faceva i corsi. Per brava, complimenti alla mamma. Anche perché dovremmo poi ringraziare anche il papà, perché poi certo, non è che si può fare sempre la mamma sulla mamma. Però. E quindi poi è andata dal pediatra, il pediatra gli ha detto me la mandi in piscina o ho fatto da sé? No, a loro piaceva il nuoto, l'ambiente del nuoto, e quindi a 2 anni ho cominciato a fare i corsi per i bambini e poi a 6 anni sono entrata in preagonismo. Sempre il tuo team, la tua squadra è là, ricordiamolo. E quest'anno abbiamo cambiato società. Prima eravamo team dimensione nuoto, adesso siamo CSR. Ho capito. Senti, mi hanno detto che devi ancora affrontare la vasca, tra dove qualcuno sorriso a 360 gradi. Vasca da 50 cuneo. E in vasca da 50 cuneo sì, sto nuotando, nuoterò 2 volte a settimana in vasca da 50. Totò diceva ho fatto il militare a Cuneo, tu dicevi sto facendo la nuotatrice a Cuneo. Sì. Cuneo, stanno tutti quanti incrociando le dita perché Sara Curtis per il momento si allena, poi quando vedremo, sarà... Vedremo. Senti, prossimi impegni? Prossimi impegni ci saranno appunto, parteciperò al trofeo Nico Sapio di Genova, sì. Poi ci saranno gli assoluti e poi... Gli assoluti sono importanti, gli assoluti sono importanti. Poi ci sono i mondiali quest'anno, sai, quest'anno no? Sì, ci sono i mondiali appunto a Doha, Qatar. Poi prima in Qatar, sì. Poi prima ci saranno gli europei in vasca corta in Romania. E quindi facciamo tutto? Che ne sappiamo. Tu mi dici sì, sono pronta, sono qui. L'impegno lungo, l'impegno in intanto un risultato l'ho fatto, diglielo signor Pellegrini, sono più alto della Pellegrini. No, perché dice sono tutti quanti piccolini dietro di me e mo l'abbiamo superata, quindi grande vanto quindi, e sicuramente sarà, ne sono certo, una tua grandissima fans come lo siamo noi. Senti, che dirti,
Bocca al lupo, crepi la balena, tu, come si dice? Crepi, viva il lupo. Vabbè, quella roba lì. Salutami papà Granata, che avrò presto conoscere, grande scelta, anche la mamma. Va bene. Complimenti alla mamma e al tuo sorriso, alla tua simpatia. Grazie. Alla prossima con Swim Beats. Ciao. Ciao.